33esima consecutiva nel torneo, il 6 nazionale dell'Italia del rugby. Troppo forte la Francia che si è imposta, 37-10, però possiamo dire che il primo del tempo dell'Italia è stato alquanto positivo e fa questo ben sperare per il prossimo futuro, perché possiamo dire che ci troviamo all'inizio di un nuovo ciclo. Ne parliamo quest'oggi con un grande campione, piacere di avere qui a Mattina Live Mauro Bergamasco, colonna della nazionale con 106 partite, 5 partecipazioni alla Coppa del Mondo, 2 scudetti in Italia e 2 in Francia. Oggi speaker e anche personal trainer. Buongiorno Mauro, grazie per essere qui con noi oggi. Dunque, dicevamo, iniziava con questa sconfitta il 6 nazioni dell'Italia del rugby, e bisogna dire che noi non ci aspettavamo certamente una vittoria, perché la Francia è davvero molto forte ed è anche reduce dalla vittoria contro la Nuova Zelanda. Però cosa dici di questa Italia oramai rinnovata, no? Se sei d'accordo. Beh, l'Italia sta subendo, come un po' consueto in questi ultimi anni, un processo di rinnovamento e di ricostruzione. Partire già dicendo che non ci aspettavamo una vittoria è un po', sportivamente parlando, è un po' così riduttivo, però è vero che, come hai già accennato, la Francia viene da una serie di performance molto, molto importanti, direttamente contro la Nuova Zelanda, e quindi questo sicuramente porta un vantaggio importante per i francesi. È chiaro che poi loro sono già proiettati in Francia 2023, quindi Coppa del Mondo dell'anno prossimo, e c'è un progetto che sta andando avanti poi ormai da 3 anni che li porterà ovviamente a quel tipo di evoluzione. L'Italia dal canto suo ha bisogno di avere una continuità, di avere concretezza anche nel tipo di gioco. Quello che io mi aspettavo dalla squadra ieri era quello di ritrovare una compattezza, cioè giocare assieme. La forza dell'Italia, da quando ci giocavo io, da prima ancora, ma poi è un segnale che abbiamo sempre visto essere importante, l'Italia performa quando gioca insieme. Siamo una squadra che ha bisogno di essere veicolata assieme, questa è una cosa fondamentale, e ieri l'hanno fatto, hanno mostrato un grande carattere e temperamento, hanno affrontato la Francia in maniera completa. È stata una grande prova di difesa che è sempre montata molto velocemente, che è andata ovviamente al di là della linea del vantaggio, cioè quella linea immaginaria che si crea nel momento in cui c'è uno scontro, una collisione. E questa è una cosa molto positiva, e soprattutto che poi anche palla in mano c'era l'opportunità di andare a giocare negli spazi e mettere in difficoltà una Francia estremamente compatta e anche ben organizzata. È chiaro che poi, come in tutti quanti i giochi di squadra, si gioca anche sulle situazioni, quindi 2 sviste, 2 palloni giocati male e dati e resi ai padroni di casa hanno dato loro l'opportunità di aprire lo score, anzi di aumentare lo score aperto dall'Italia, tra l'altro con la meta di Menoncello, primo cap e prima meta. Quindi intanto, sì, però quello che possiamo dire, Mauro, è che effettivamente ci troviamo dinanzi ad una nuova Italia, no? Con un gruppo giovanile, e ci troviamo dinanzi ad un nuovo ciclo. Questo gruppo giovanile che potrebbe far ben sperare, e che tra l'altro ha fatto molto bene, soprattutto sul blocco di Treviso, una realtà che tu conosci molto bene. Sì, c'è una realtà della nazionale che è creata da 2 blocchi fondamentalmente, così tanto per dare un'idea, che è quello di Treviso, la Benetton Treviso e le Zebre di Parma. È chiaro che oggi come oggi, se vogliamo valutare anche i numeri, su 23 atleti ce n'erano 14 in campo, 13 in campo di Benetton, e che è un numero importante. Questo è grazie anche a una serie di progetti di sviluppo che Treviso ha messo in atto da ormai 5-6 anni, forse di più, e che sta dando dei frutti importanti anche a livello di club, che comunque è un livello internazionale, perché gioca nella United Rugby Championship ancora oggi, tra l'altro campione in carica rispetto all'ultima versione di momento pandemico, e quindi oggi porta ancora avanti i colori italiani a livello internazionale. È vero che c'è una componente molto giovane, che sono quelli che hanno vinto hanno avuto diverse vittorie, così con l'under 20 e under 18, che oggi vengono a implementare questo gruppo di ragazzi che va a portare la maglia azzurra, e lo porta soprattutto in un momento
di cambiamento e di evoluzione, come tu accennavi poco fa, legando le sei nazioni e quindi la prossima Coppa del Mondo. Esatto, è quello che ne speriamo, perché c'è anche da non possiamo non menzionare purtroppo le sconfitte, no? Pregresse che purtroppo sono tante. Da anni si assiste ad una vera e propria carestia di risultati. L'Italia purtroppo si trova a restare sul limbo, laddove è sicuramente una squadra forte, però le altre cinque sono molto più forti di lei, quindi deve avvenire, insomma, questo scatto anche di livello, no? Lo scatto avviene nel medio lungo termine, e quando un movimento, e comunque anche a livello sociale, si decide di dare un approccio diverso a quella che è la competizione, alla competitività legata allo sport, quindi riportare l'essenza sportiva soprattutto nelle basi dei più giovani, affinché lo sport sia supporto anche di crescita delle persone. È chiaro che poi un grande atleta o un fuoriclasse è anche un grande uomo a fianco, una grande donna, d'accordo, a livello atletico, quindi c'è sempre una componente personale che porta all'interno del terreno di gioco una performance sportiva individuale e collettiva. È solo la performance... Sì, no, chiedevo però a questo punto se sia solo la performance individuale che poi diventa collettiva ad essere quel valore aggiunto per fare in modo che il movimento italiano possa crescere ulteriormente. Su cosa bisognerebbe puntare oltre su questo aspetto? La performance individuale che poi va al servizio del collettivo è quella che va creata con una progettazione fino a quando gli atleti o le atlete sono molto giovani, e che si accompagnano alla crescita sia psicomotoria, quale tecnica, ma anche individuale. Ripeto, è una cosa che deve partire dal basso, non fai campioni di 18 anni a 20 anni, li crei, o meglio dai opportunità a tutti i ragazzi e le ragazze di poter poi un domani potersi esprimere nello sport anche a questi livelli. Però c'è una componente fondamentale, che è dare un supporto alla loro crescita individuale. E tu, a tal proposito, Mauro, oggi sei personal trainer ma anche mental coach, quindi ti chiedo, oltre all'aspetto tecnico, quanto è importante il supporto mentale nello sport moderno, nello sport in generale e precisamente anche nel rugby? Quanto conta? È importante per l'individuo in maniera preponderante, nello sport in maniera particolare, perché ci devono mostrare le opportunità che oggi la società non ti rende così palesi. Una volta c'era un po' di meno ed era molto palese quello che si poteva conquistare e si andava a cercare di conquistare. Oggi c'è molto e ci sono meno dimostrazioni di quale sia la via per poter conquistare nuove mete. Ecco che allora il supporto a livello così, non tanto di dire cosa c'è da fare, ma quanto a proporre nuovi stimoli per andare a ricercarlo. Quanto ti manca? Posso entrare un po' anche nel personale, Mauro? Perché oggi dicevamo personal trainer ma anche mental coach. Quanto ti manca il campo da gioco, essere proprio lì attore protagonista sul campo? Guarda, ho fatto una scelta, quella di smettere di giocare nel 2015, e quindi da questo punto di vista sono molto legato a quella che è stata la mia scelta. Da questo punto di vista, se potessi in un mondo imperfetto poter giocare senza allenarmi oggi, visto a 42 anni qualche acciacco comincia a uscire, potrei anche farlo proprio per divertirmi insieme ai miei compagni di squadra, ma in realtà io ho fatto quel tempo, ora è il tempo che questo tempo lo faccia qualcun altro, come stanno facendo gli atleti tra l'altro in questo momento, molto esatto. Bene. Capisco, è sicuramente un altro modo, no, di amare lo sport. Tra l'altro, Mauro, il rugby è sicuramente uno sport molto affascinante e anche ricco di valori. Sei con noi qui a Mattina Live, ti ringraziamo della disponibilità, ma ti chiedo anche di restituire un suggerimento e un consiglio ai giovani, ma anche ai genitori, per approcciarsi al mondo del rugby. Io penso che ai più giovani, ai genitori soprattutto, sia importante poter provare più sport e portare i ragazzini a prendere un impegno quando decidono di fare uno sport piuttosto che un altro. Il rugby, ovviamente, ti posso tirare l'acqua al mio mulino, è uno sport completo che aiuta anche a crescere, ma come lo sport dovrebbe fare in generale. Quindi la cosa fondamentale è, genitori, fate in modo che i vostri figli si divertano. Questa è la cosa fondamentale, assieme a delle persone, agli educatori, che sappiano come educare i vostri figli, anche nello sport. È importante trovare la figura degli educatori che sappiano instillare appunto nelle menti dei giovani l'amore verso questo sport. Intanto noi davvero ti ringraziamo, grazie a Mauro Bergamasco, colonna della Nazionale, per essere stato con noi oggi, e ricordiamolo, anche personal trainer e anche speaker. Complimentissimi, ti aspetto quando sei qui a Napoli per un'intervista davvero a tutto tondo. Grazie davvero. Molto volentieri, a prestissimo, grazie a voi. Noi ci ritroviamo subito dopo la pubblicità, restate con Mattina Live.